Allora, buongiorno. Nella lezione di oggi incominceremo a parlare di statica dei meccanismi e delle macchine, ma prima di fare questo vorrei fare ulteriori considerazioni in merito a delle caratteristiche cinematiche dei meccanismi in termini di mobilità, che sono strettamente legate non soltanto ad aspetti cinematici ma anche ad aspetti della statica e successivamente anche della dinamica. Allora, abbiamo considerato tempo fa questo meccanismo che è un parallelogramma articolato, che è un caso particolare di quadrilatero in cui i lati sono uguali a due in maniera tale da formare la figura geometrica del parallelogramma. Bene, allora se indichiamo questa cerniera fissa con A con 0 e questo è B con 0, sappiamo che questo parallelogramma, come caso particolare di quadrilatero, ha un solo grado di libertà. Lo possiamo nuovamente, rapidamente verificare: 3n-1 meno 2l meno h. N uguale a 4, 1 nel telaio, 2, 3 e 4. L, quindi n, dicevo, è uguale a 4. L è il numero di coppie cinematiche inferiori, che in questo caso sono tutte rotoidali, sono 4, e H in questo caso è uguale a 0 perché non sono presenti coppie superiori. Va bene? Quindi abbiamo 3 per 3, 9 meno 8, questo è uguale a 1, un grado di libertà. Ecco. A questo punto, applicando il teorema di Aaron-Hall-Kennedy che abbiamo dimostrato nelle lezioni scorse, noi possiamo ricavare tutti i centri di rotazione possibili, che sono in questo caso in numero pari a 6, poiché abbiamo nk, vi ricordo, n fattoriale diviso k fattoriale n meno k fattoriale, dove in questo caso abbiamo 4 per 3 per 2 diviso 2, 4 meno 2 2 per 2 sono il numero totale pari a 6. Ok? Andiamo ad individuare questi centri di rotazione. Questa è P2, P2-3 coincide con A, P3-4 coincide con B, P4 sarebbe 4-1, è il centro assoluto, P4 rispetto al telaio, rispetto a 1. Applicando il teorema di Kennedy, noi abbiamo che questi due centri devono essere allineati con il P3 della biella AB e analogamente questi altri due centri devono essere ugualmente allineati 4-3-4 con P3. Ci accorgiamo subito che in questo caso queste due rette sono parallele, pertanto il centro di istantanea rotazione, il centro di istantanea rotazione di 3 è un punto improprio in questa direzione di 3, cioè della biella AB. Analogamente, sempre applicando il teorema di Kennedy, da quest'altra condizione di allineamento possiamo verificare che anche P2-4 nel moto relativo di 2 rispetto a 4 è un punto improprio, perché queste due rette sono ancora parallele, quindi abbiamo P2, P4, P2-4, P2-3, 3-4, 2-4, in accordo al teorema di Kennedy. Quindi qui abbiamo un P2-4 improprio.
Abbiamo quindi trovato tutti i possibili centri di rotazione, che sono il numero di 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di questi 6 ce ne sono 2 che sono punti impropri. Va bene? Ok, ma questo in qualche modo lo avevamo già detto. Ora voglio aggiungere una qualche considerazione, vale a dire, se con riferimento alla biella AB io vado ad introdurre un ulteriore link come sto facendo, e tale link è fatto in questo modo, quindi indichiamo, questo è sempre 3, questo lo indichiamo con C e questo diventa il membro 5, quindi il meccanismo si modifica così come schematizzato. Questa cerniera fissa la indico con C con 0 e il disegno dovrebbe essere tale per cui A con 0 A è uguale a B con 0 B, ma questo già lo sapevamo perché è un parallelogramma. Ulteriormente questo deve essere uguale a C con 0 C, ok? Quindi la lunghezza di questo link è uguale a questa e uguale a quest'altra. Sono tutte e tre uguali in lunghezza. Non soltanto, vedete che la posizione della cerniera fissa e anche di quella mobile solidale alla biella 3 sono allineate, va bene? Quindi se noi andiamo ad applicare questa relazione per il calcolo del numero di gradi di libertà, vediamo che cosa succede. Allora, per il nuovo meccanismo, questo è uguale a 3 per n-1, ma n è 5, va bene? N è 5, che cosa succede? 5 meno 1 è 4, 3 per 4 è 12, meno 2 per il numero di coppie inferiori, tutte le odoidali ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 per 6, h è uguale a 0, 12 meno 12 è uguale a 0, ok? Cosa vuol dire questo? Quanti gradi di libertà ha il meccanismo? Beh, se ci dovessimo attenere al risultato di questa relazione, 0, ok? Ecco, ed è proprio quello che io voglio porre in evidenza, va bene? Nel senso che dobbiamo fare attenzione. Andiamo ad analizzare alcuni casi un po' particolari che, ripeto, hanno ovviamente delle conseguenze anche sull'analisi statica e anche sull'analisi dinamica. Okay? Bene, se noi ora andiamo in aggiunta al criterio del Grubler, da cui viene fuori questa relazione, andiamo a tener conto, come fatto prima, del teorema di Aronov-Kennedy, cioè di allineamento dei centri di rotazione, ci accorgiamo che la biella 3, quindi questa volta la biella ABC, ma comunque lo stesso piano mobile, lo stesso corpo rigido, è vincolata la biella in A tramite questo link, in B tramite quest'altro e in C tramite quest'altro. Tutti e tre questi link, come detto prima, sono uguali in lunghezza. Andiamo a vedere se questo ulteriore link, diciamo, soddisfa o meno il teorema di Kennedy. Allora, con riferimento al nuovo link introdotto, io dovrei scrivere, siccome questa è una cerniera fissa, questo è il P5, questa è una cerniera mobile che collega 5 con 3, quindi questo è il P35 o 5-3. Coincidono, l'abbiamo detto più volte, lo do per scontato. Quindi il P3 che abbiamo ricavato prima, l'abbiamo ricavato come risultato di queste due condizioni, cioè che deve essere allineato con P2 e con P23, ma il P3 deve essere ancora allineato con il P4 e con il P34. Questo è quanto abbiamo fatto prima.
ma ci accorgiamo che risulta rispettata anche la terza condizione, cioè il P3 è anche allineato, come deve essere, con il P3-5 e con il P5. Ok? Inoltre, il centro di curvatura del punto C coincide esattamente con C con 0. Perché? Perché queste tre lunghezze sono uguali tra loro. Quelle tre lunghezze corrispondono anche ai rispettivi raggi di curvatura di A, di B e di C. Quindi la BL3 è vincolata in tre punti ABC, ma i centri di curvatura, i raggi di curvatura di questi tre centri praticamente assecondano il movimento. Tant'è vero che qui abbiamo un movimento traslatorio, quindi qui abbiamo una traiettoria di B che è questa, una traiettoria di A che è questa e una traiettoria di C che è questa. Questo è il caso di moto traslatorio. Nel moto traslatorio noi abbiamo che omega è uguale a 0, la omega 3 naturalmente, di BL è uguale a 0, ma anche che alfa 3 è uguale a 0. Entrambe queste condizioni sono soddisfatte nel caso di moto traslatorio. Va bene? Che vuol dire traslatorio? Lo ripetiamo. È un corpo che si muove nel piano senza cambiare orientamento. Il suo orientamento rimane sempre lo stesso. Le traiettorie non necessariamente dei punti devono essere rettilinee, possono essere curvilinee. In questo caso particolare le traiettorie sono delle circonferenze. Altra proprietà del moto traslatorio è che le traiettorie di tutti i punti sono uguali. Ma uguali in che senso? Rappresentate da curve del piano sovrapponibili tra di loro. Questa è una circonferenza, questa è una circonferenza, questa è una circonferenza di stesso raggio. Quindi io le posso sovrapporre e coincidono, sono le stesse. Va bene? Sono semplicemente spostate nel piano. Questo è vero sempre, anche se la traiettoria fosse rappresentata da una curva qualsiasi e non da una circonferenza. Bene, alla luce di tutto questo, che cosa deduciamo? Che dobbiamo fare attenzione nell'applicare questa relazione. Cioè non è condizione necessaria ma non sufficiente. Quindi dobbiamo fare attenzione. In questo caso n è uguale a 0, quindi apparentemente non si muove. In realtà si muove. Non soltanto si muove in modi finiti. Non solo infinitesimi, ma anche finiti. Quindi questo si verifica ogni qualvolta viene introdotto un vincolo che viene denominato ridondante. Ridondante perché è un vincolo apparente. In realtà non è un vincolo che va a limitare, diciamo, il movimento, bensì lo asseconda, ok? Quindi in realtà c'è questo elemento, ma poiché asseconda perfettamente la traiettoria di C, se io tolgo questo, per esempio, il punto C seguirebbe la stessa traiettoria, ok? Aggiungendo come vincolo questo link, la traiettoria è identica, quindi non è cambiato niente, ok? Questo vincolo, che è rappresentato dall'introduzione di questo link, è un vincolo ridondante, ripeto, proprio perché asseconda il movimento. Va bene? Ok, proseguiamo in questa direzione per capire un po' che cosa cambia a secondo del tipo di meccanismo e il tipo di vincolo che è presente nel nostro meccanismo, e continuiamo a fare riferimento al parallelogramma articolato. Attenzione, questa volta lo disegno così, ma ovviamente non fa molta differenza poiché il discorso è valido in generale. Quindi supponiamo di avere un parallelogramma articolato che in questa particolare configurazione diventa ovviamente un rettangolo. Ok?
questo è A con 0, A, B, B con 0, membro 1, 2, 3 e 4. Sappiamo che questo è ad un grado di libertà, perché è sempre un quadrilatero. Ok? Allora, sulla falsa riga di questo discorso, supponiamo per esempio di andare ad introdurre un vincolo che è posizionato in maniera diversa rispetto al caso precedente. Ovviamente anche qui membro 3, essendo un parallelogramma, esegue un moto traslatorio, un moto rigido traslatorio. Non è cambiato niente rispetto al caso precedente, se non la configurazione. Bene, supponiamo di andare ad introdurre questa volta un vincolo in questo modo. E quindi questo diventa il membro 5. Questa relazione continua a darmi 0, ovviamente. Quindi questa situazione è simile a questa. Attenzione, apparentemente simile. Però vediamo che in realtà il risultato è completamente diverso. Quindi attenzione. Allora, per quanto riguarda il parallelogramma articolato, se non ci fosse quest'altro vincolo, questo ovviamente continuerebbe ad avere un grado di libertà. Qui abbiamo introdotto questo vincolo ridondante che mi lascia un grado di libertà, anche se questa formula mi direbbe 0 gradi di libertà. Ma abbiamo già spiegato che in tal caso il vincolo è ridondante perché asseconda il movimento. Quindi è un vincolo apparente, in realtà non presenta alcuna limitazione al movimento stesso. Ecco, andiamo un po' a vedere qui come stanno le cose. Il punto A, naturalmente, è vincolato a ruotare intorno alla cerniera fissa con 0. Il punto B è vincolato a ruotare intorno alla cerniera fissa B con 0. Siccome 3 ha un moto traslatorio, chiaramente vale quanto abbiamo detto prima, cioè che le traiettorie sono rappresentate da curve sovrapponibili, che sono ancora circonferenze. Queste circonferenze devono essere identiche, altrimenti il moto non è traslatorio. Questo è vero per qualsiasi punto del piano mobile associato alla BL 3. Quindi è vero anche per il punto C e questo è C0. Quindi il punto C avrà una traiettoria che è una circonferenza. Per essere identica, naturalmente avrà un centro della circonferenza che è ugualmente posizionato rispetto agli altri. Quindi questo, diciamo, sarebbe il centro di curvatura di C, che ha posizione fissa e raggio di curvatura costante. Va bene? Vedete, il vincolo 5 che è stato introdotto è, invece andrebbe a costringere, insomma, a vincolare il movimento di C su una circonferenza di centro C0 e non di centro omega C. Quindi in realtà questa traiettoria per quanto riguarda il vincolo 5, ok, dovrebbe essere quest'altra. Ma facciamo ancora un passetto indietro. Questa formula mi direbbe che n è uguale a 0, cioè che non si muove. Andiamo a verificare il teorema di Kennedy. Il teorema di Kennedy, vi scrivo velocemente, questo è P4, questo è P34, questo è P2, P23, questo coincide con il P35 e questo coincide con il P5. Ok? Benissimo. È verificato il teorema di Kennedy? Allora, dove sta 3? 3 sta sull'allineamento di questi, sull'allineamento di questi altri, cioè P2, P2, 3, e deve stare sull'allineamento P5 e P3, 5. Eccolo qua. Quindi il P3 è un punto improprio all'infinito. Quindi apparentemente è verificato anche il teorema di Kennedy. Ok? Perché
P3-5, P5 e P3 sono allineati, queste rette sono tutte parallele e quindi accade qualcosa di molto simile a quello che accade qui. Quindi questo è soddisfatto, il teorema di Aronold Kennedy, diciamo ok per quanto riguarda la determinazione del P3, eppure questo non è un meccanismo. Non è un meccanismo. Non è un meccanismo perché, per quanto avevo accennato poc'anzi, perché il punto C sarebbe vincolato a tracciare una traiettoria di centro omega C, ma il nuovo vincolo introdotto lo costringerebbe a muoversi intorno a C0. Delle due l'una, non è che può ruotare intorno a omega C e nello stesso tempo intorno a C0 che sta dall'altra parte. Le cose non sono compatibili, naturalmente. Ok? Quindi questo non è un meccanismo, però è capace di dare dei modi infinitesimi. E quindi facciamo un passetto in avanti. È una struttura? Domanda. Questo è un meccanismo che utilizziamo nella generazione e trasmissione del moto, ok? Nell'ottica della meccanica applicata alle macchine. Ma se questo a m uguale a 0, 0 gradi di libertà, e Kennedy invece è verificato, è un meccanismo? No. È una struttura? No, non è neanche una struttura. O meglio, è una struttura labile, ok? Non è una struttura isostatica, perché per essere isostatica, oltre ad avere 0 gradi di libertà, deve essere incapace di dare atti di moto. E invece qui ho degli atti di moto. L'atto di moto è infinitesimo, non è moto finito, ok? Quindi, poiché il teorema di Kennedy è rispettato, questa si muove, traballa, ok? Detto in maniera molto semplice, ok? Anche se non è un meccanismo, perché ovviamente, come dicevo prima, C non può contemporaneamente ruotare intorno ad omega C e intorno a C con 0. Quindi dobbiamo capire un attimo la differenza tra una struttura isostatica, cioè incapace di compiere atti di moto, un meccanismo che ha un grado di libertà e quindi capace ovviamente di generare moti finiti ed anche moti infinitesimi naturalmente, che viene utilizzata nella trasmissione e trasformazione del moto, e poi ci sono anche delle situazioni un po' intermedie, possiamo dire, di struttura labile, come in questo caso. Sempre su questo esempio, le cose cambierebbero ancora con una leggera modifica, che è la seguente. La riportiamo qui sotto per guadagnare spazio. Se io ridisegno velocemente questo schema, va bene? Quindi questo è C, questo è A, questo è B con 0, A con 0. Quel famoso vincolo che qui abbiamo introdotto in questo modo, qui l'abbiamo introdotto in maniera diversa, qui lo introduciamo in maniera ancora diversa, anche se c'è, diciamo, un fattore comune, perché io alla fine vado comunque a introdurre un link incernierato a una cerniera fissa. Però anziché disporlo in quella maniera, per esempio lo dispongo così. Questo è il membro 2, 3, 5 e 4. I centri, i 3, 4, i 4, i con 2, i 2, 3, i 3, 5, i 5. Ok? Individuo in maniera semplice come fatto prima. Allora, per quanto riguarda n, ovviamente è ancora 0, naturalmente, ok? Perché per quanto riguarda i gradi di libertà totali,
è sempre zero, no? Perché come vedete le strutture sono simili, o meglio gli schemi cinematici. Andiamo a vedere Kennedy, l'allineamento dei centri. Se vado a vedere l'allineamento dei centri, P2, P2-3 è questo, P4, P3-4 è questo, P3-5, P5 è questo. P3 non si trova più sull'allineamento, come nel caso di sopra e come in questo caso. Non si trova più sull'allineamento, quindi il teorema di Kennedy non è più soddisfatto. Anche se è soddisfatta la prima condizione che proviene dal criterio del Grubler per la determinazione dei gradi di libertà di un meccanismo piano in questo caso. Va bene? Cosa vuol dire che non è soddisfatto? Che questa non si muove proprio, cioè è incapace di generare atti di moto. Quindi mentre nel caso di sopra, passatemi il termine, traballa un po', in questo caso non si muove proprio, perché il teorema di Kennedy non è rispettato, ok? Cioè i centri non sono allineati, quindi di conseguenza questa diventa una struttura, ed in particolare una struttura isostatica, ok? Questo è molto importante da tenere in mente, da tenere in mente. Andiamo a considerare un altro esempio che è una struttura isostatica per eccellenza, no? Quello che è noto come l'arco a tre cerniere, va bene? Allora, se noi andiamo a considerare lo schema di arco a tre cerniere, qui diciamo che è uno schema cinematico che in qualche modo ci è familiare, quindi possiamo anche qui applicare il criterio del Grubler e andare a fare il conteggio. Questo è il telaio, questo è il membro 2, questo è il membro 3. Quindi n a che cosa è uguale? A 3 per n meno 1, ma n è 3, quindi è 3 meno 1, meno 2 per il numero di coppie rotoidali. Solo rotoidali, quelle prismatiche non ci sono, 1, 2, 3, quindi 2 per 3, ci sono coppie superiori? No, quindi ci fermiamo qui. Quindi cosa viene fuori qua? 2 per 3, 6, meno 6, uguale a 0, ancora una volta, 0. Ecco, questo schema genera dei movimenti, è capace di generare dei movimenti anche a livello infinitesimo? Andiamo a applicare il teorema di Arnold Kennedy come fatto prima, ok? Proprio nello stesso modo. Quindi questo è il P2, questo è il P2-3 e questo è il P3. C'è una sola condizione di allineamento che è P2, P3, P2-3. Sono allineati? Non sono allineati, quindi si muove? No. È una struttura labile? No, è una struttura isostatica. Infatti, come dicevo prima, è una struttura isostatica per eccellenza, un esempio classico di struttura isostatica. Ecco, mi preme sottolineare questa analogia che va dai meccanismi alle strutture isostatiche alle strutture labili, che comunque sono capaci di generare moti infinitesimi. Tant'è vero che questa, se la modificassimo in maniera apparentemente semplice, cioè vale a dire se io andassi ad assemblare questi link in maniera diversa, cioè in questo modo, questo è 1, questo è 2, questo è 3, sono tre corpi rigidi, tre cerniere, quindi assemblate in maniera simile. Diciamo, la forma del corpo rigido non ha importanza perché questo è uno schema cinematico. Quindi in questo caso avrei P2, P2-3, P3.
n è sempre uguale a 0, i link sono gli stessi, ok? P2, P3, in questo caso sono allineati, vedete? Sono allineati. Quindi il teorema di Aaron-Kennedy è rispettato. Tant'è vero che ci troviamo in una situazione simile, più semplice, ma analoga a questa. Questa situazione è analoga a questa. Perché? Perché il punto, questo punto qui, che lo possiamo indicare con, in analogia a quello con la lettera C, è vincolato a, contemporaneamente, a ruotare intorno a questa cerniera fissa e nello stesso tempo a ruotare intorno a quell'altra cerniera fissa. Giusto? È chiaro che non è un meccanismo, perché lo stesso punto naturalmente non può ruotare con un centro di curvatura a sinistra e con un centro di curvatura a destra, cioè la sua traiettoria è quella che è, il centro di curvatura è unico, va bene? Però non è neanche isostatico, perché anche in questo caso abbiamo un leggero movimento, ok? Quindi è una struttura lattica. Quindi, quando questo teorema è soddisfatto, diciamo nell'ottica delle strutture, questa è condizione necessaria ma non sufficiente per avere una struttura isostatica. Questa diventa isostatica nel momento in cui i centri di rotazione non sono allineati. Questi argomenti saranno in quest'ottica, nell'ottica delle strutture, approfonditi nel corso di Scienza delle costruzioni. Ma mi premeva sottolineare la perfetta analogia che noi abbiamo nel passare dallo schema cinematico strutturale allo schema cinematico relativo ai meccanismi. Bene, allora a questo punto passiamo a parlare di statica. Facciamo dei brevissimi richiami su concetti che vi sono sicuramente già noti e poi naturalmente analizzeremo strada facendo ovviamente degli esempi un po' più complessi e più legati anche alla meccanica applicata. Bene, allora, concetto di momento di una forza, queste cose le trovate anche sul testo consigliato. Quindi, se io ho un corpo rigido, questo è un polo O, ho una forza, cosa importante, a volte le forze in tal caso vengono rappresentate con dei vettori, come ben sappiamo, ma in particolare a volte vengono denominati cursori. Cursori perché? Perché in realtà l'effetto della forza non cambia se la spostiamo lungo la propria retta d'azione. Attenzione, questo è vero soltanto quando abbiamo a che fare con corpi rigidi. È chiaro che se il corpo è deformabile è un'altra cosa, perché se io la forza la applico qui, quindi metto un gancio qui e tiro il corpo in questo punto piuttosto che tirarlo in un altro punto, beh, evidentemente qui parliamo di una singola forza, ma se fosse rispettato l'equilibrio il corpo sarebbe sollecitato in maniera diversa. Quindi attenzione, tutto ciò è vero nell'ipotesi di corpo rigido, va bene? Ok, parlando di corpo rigido, ripeto, l'azione di una forza non cambia nel momento in cui la spostiamo lungo la propria retta d'azione, ma cambia se la spostiamo chiaramente nel piano, anche parallelamente, perché cambia l'effetto del momento, ok? Che andiamo adesso rapidamente a richiamare. Quindi, se questa è la forza, se noi scegliamo un polo O, possiamo considerare il momento, se andiamo a moltiplicare, questo lo indichiamo con R,
momento rispetto al polo O di questa forza è uguale al prodotto vettoriale R vettore F. Naturalmente anche M è una grandezza vettoriale, ma siccome sia R che F sono giacciono nello stesso piano, il prodotto vettoriale mi dà un vettore momento che è perpendicolare al piano della lavagna, ok? Un po' come la velocità angolare e l'accelerazione angolare che abbiamo introdotto a suo tempo a proposito della cinematica, va bene? Ok, ed è dato da questo prodotto vettoriale. Se andiamo a considerare il modulo di questo momento, prodotto vettoriale, prodotto dei moduli per il seno dell'angolo che formano, ok? Quindi l'angolo sarebbe questo, che lo indichiamo per esempio con alfa, quindi devo scrivere F per R per il seno di alfa, va bene? Ma questo alfa è anche uguale a questo e quindi di conseguenza questo R modulo del vettore n seno di alfa non è nient'altro che questa minima distanza della forza rispetto al polo, cioè il braccio della forza, va bene? In forma scalare, quindi questa la posso scrivere come F per D, quindi forma vettoriale il cui modulo è proprio pari ad FR sen alfa oppure ad F per D, dove D è la minima distanza. Ma se considero il prodotto vettoriale posso fare riferimento ad un punto qualsiasi della retta d'azione della forza considerata. Questo è, diciamo, un primo veloce richiamo. Passiamo ora ad un teorema fondamentale che ci tornerà utile successivamente, quindi non diamo nulla per scontato. Mi riferisco al teorema di Varignon. Il teorema di Varignon afferma che il momento della risultante di un sistema di forze rispetto ad un polo è uguale al momento risultante rispetto allo stesso polo. Qual è il momento risultante? È la sommatoria dei momenti delle singole forze che compongono quel particolare sistema. Ok? Sembra un gioco di parole, ma è una proprietà molto importante. Il momento della risultante è uguale al momento risultante. Bene, questo può essere dimostrato in vario modo, in modo molto semplice, è il seguente, che poi è quello, ripeto, riportato sul libro di testo. Quindi se io ho, per esempio, una forza F1, ovviamente il discorso è valido in generale, noi consideriamo un caso abbastanza semplice, quindi ho una forza F1 che ha questa retta d'azione, una forza F2 che ha quest'altra retta d'azione, per quanto detto prima le forze le posso spostare come voglio lungo la propria retta d'azione, e quindi mi risulta comodo, no? Risulta comodo riportare le due forze esattamente nel punto di intersezione delle due rette di azione. Se io vado a considerare la somma di queste due forze, è una somma vettoriale e quindi questa somma la posso effettuare applicando la regola del parallelogramma, va bene? Quindi se io applico la regola del parallelogramma a queste due forze, io ottengo la risultante, va bene? Che è questo. Che è data dalla somma vettoriale delle forze F1 ed F2. Se andiamo ora a considerare un generico polo O, che è dato a considerare il momento di queste forze per il tramite di questo vettore posizione delle forze che è R rispetto al punto O scelto come polo, che cosa otteniamo? Allora ricordiamoci la definizione, quindi noi possiamo dire che il momento rispetto al polo O lo posso esprimere
sia in funzione delle forze che in funzione della risultante. Adesso arriveremo facilmente a dimostrare che questi sono effettivamente uguali. Allora, il momento della risultante è uguale a R vettor R grande, l'abbiamo espresso in questo modo, ma la R grande è la somma vettoriale delle due forze che costituiscono questo semplice sistema, e quindi ho R vettor F1 più F2, va bene? Se vado a sviluppare questo prodotto vettoriale ho semplicemente R vettor F1 più R vettor F2, va bene? E abbiamo praticamente dimostrato il teorema di Varignon, perché R vettore R grande è il momento della risultante. Perché? Perché R è proprio uguale a F1 più F2, quindi è la risultante di queste due. Ma tale momento della risultante, come vedete, è pari alla somma di questi due contributi, cioè del momento della forza F1 più il momento della forza F2, cioè la sommatoria dei momenti delle singole forze che costituiscono quel sistema. Questo teorema è molto importante e viene applicato, come vedremo, anche ai carichi distribuiti, quindi nella realtà è un po' più complicato nelle applicazioni, ma il concetto fondamentale è questo. Carichi distribuiti, per esempio, in tutti i meccanismi di freni ad attrito, no? Quindi anche freno, non so, della motocicletta, per esempio il freno a disco. Lì si parla di carichi ripartiti e ci torna utile l'applicazione del teorema di Varignon, ovviamente in tal caso applicato in forma integrale, ma questo lo vedremo dopo. Quindi questo è il teorema di Varignon. Andiamo avanti con questa carrellata di informazioni che ritengo comunque propedeutiche per una migliore comprensione della statica e della dinamica. Andiamo a considerare il momento di una coppia di forze. Quindi la coppia di forze, come ben sapete, è rappresentata da due forze parallele di uguale modulo e di direzione opposta. Va bene? Quindi in realtà io ho questa forza, per esempio, e quest'altra forza qui. Quindi direzione opposta, stesso modulo. Questa la indico con F, questa è meno F. No, scusate, questa devo mettere il verso verso il basso. Questa è meno F perché ha direzione parallela e, come vi dicevo, stesso modulo e verso opposto, va bene? Andiamo a considerare un polo di riferimento per il calcolo del momento, come fatto prima, e quindi abbiamo questo vettore che noi indichiamo con R con B, se questo è il punto B. Qui prendiamo un altro punto, per esempio A, e questo è il vettore posizione di questo punto A rispetto al polo che abbiamo scelto, e andiamo a calcolare il momento della coppia, cioè della coppia di forze, va bene? Quindi il momento rispetto al polo O sarà uguale alla somma dei momenti di queste due forze, naturalmente. Quindi sarà uguale ad R A vettore F, va bene, più R B vettor meno F. Sono i due contributi di momento delle due forze costituenti la coppia rispetto al polo di riferimento. Bene. Qui possiamo scrivere, svilupparla in questo modo. Questo segno meno
lo posso tirare fuori perché è uno scalare, sarebbe meno 1 in sostanza, e quindi posso scriverla questa stessa relazione in questo modo, cioè posso scrivere RA meno RB vettore F. Ma andiamo a vedere che cosa è RA meno RB. RA meno RB posso applicare ancora una volta la regola del parallelogramma, ok? Stando però attento che, trattandosi di una differenza, io devo fare RA più meno RB. Quindi in realtà io uscirei fuori dalla lavagna, però in realtà devo considerare un meno RB che va dalla parte opposta e poi vado ad applicare la regola del parallelogramma, ok? Quindi applico ugualmente la regola del parallelogramma, però tra questo vettore e l'opposto dell'altro. Che cosa ottengo? Mi rendo subito conto che ottengo esattamente questo, ok? La cui giustificazione però è quella che ho appena dato. Quindi questo vettore è RB meno RA ed è quello che compare qui, va bene? A questo punto ci accorgiamo di una cosa, perché se io qui vado a considerare il modulo di questo momento, come al solito devo considerare il prodotto dei moduli per il seno dell'angolo che forma, perché ho un prodotto vettoriale. Quindi questo è un vettore, se volete lo posso indicare in maniera sintetica compatta con R, e quindi qui ottengo R vettore F, va bene? Quindi cosa dovrei scrivere? Dovrei scrivere R per F per il seno di un certo angolo alfa, che è l'angolo formato tra naturalmente R ed F. Ma qual è l'angolo formato tra R ed F? È praticamente questo, ok? Questo angolo qui che lo indico con alfa. Ma questo R, scriviamolo così, cioè F per R, questo R sen alfa, in maniera analoga a quanto succedeva nella definizione del momento, non è nient'altro che D, perché non è nient'altro che la proiezione di questo, va bene, in questo senso, cioè la minima distanza. Quindi che cosa abbiamo scoperto? I passaggi sono semplici, però attenzione, perché il risultato concettuale è molto importante e forse non così intuitivo, quindi dobbiamo prestare la giusta attenzione. Il momento di una coppia è uguale ad R per F. Dove è andata a finire la posizione di queste forze rispetto al polo? Il polo O è questo. Dove sta qui il riferimento al polo O? Se R è un vettore che considera soltanto le due direzioni della coppia, non c'è più. Quindi vuol dire che il momento della coppia è indipendente dal polo. Ok? Quindi può essere arbitrariamente spostato nel piano, sempre per i corpi rigidi naturalmente, senza cambiare l'effetto, e può essere facilmente calcolata come modulo, come il prodotto di una delle due forze, perché il modulo è uguale e contrario, moltiplicato la minima distanza tra queste due forze, va bene? Quindi in realtà noi abbiamo, lo rifaccio qui anche se è lo stesso schema, questo è D, il modulo questa è F, questa è F. Questa è la coppia e il momento della coppia è semplicemente uguale ad F per D, indipendentemente dal polo. Questo è un risultato importante, attenzione, da tenere ben a mente.
ci sono ancora un paio di cose da tenere presente in questi, diciamo, richiami fondamentali della statica. Un altro aspetto molto importante cui presteremo un po' più di attenzione è quello dei sistemi equivalenti di forza. Va bene? Perché nell'analisi strutturale, ma questo, ripeto, viene trattato in un altro corso, e nell'analisi statica e dinamica dei meccanismi, che invece ci interessano molto, e dei componenti di macchine, noi possiamo trovarci davanti delle situazioni in cui il sistema di forze può essere molto complicato, non necessariamente piano. Possiamo avere un sistema di forze, basti pensare alle ruote dentali, ai riduttori di velocità, già lì abbiamo dei sistemi di forze, le ruote elicoidali per esempio, le ruote coniche con il raccoppiamento ruota vite senza fine, ce ne sono tanti di esempi, dove abbiamo dei sistemi di forze sghembi, dei sistemi di forze spaziali, costituiti da N forze. Bene, è possibile, e spesso conveniente, passare da questo sistema di forze, che deriva da una prima schematizzazione del problema pratico, ad un sistema di forze equivalente più semplice. Okay? Quando è che due sistemi di forze sono equivalenti? Devono essere tali da non cambiare le carte in tavola. Non possiamo modificare naturalmente lo schema, altrimenti il risultato sarebbe diverso. Bene, due sistemi di forze sono equivalenti quando hanno la stessa risultante e lo stesso momento risultante rispetto ad un certo polo. Ok? Solo in tal caso sono equivalenti. Queste sono le condizioni da rispettare. Dal punto di vista pratico, equivalenti vuol dire che producono lo stesso effetto sul corpo, sui sistemi di corde sui quali agisce. Ok? Il vantaggio è che passiamo a uno schema più semplice, che risulta quindi trattabile con maggiore semplicità. Questo è un aspetto strettamente collegato al concetto di sistemi equivalenti di forze, c'è quello della riduzione di un sistema di forze rispetto ad un punto particolare. In diverse applicazioni pratiche può essere conveniente non soltanto trovare un sistema di forze equivalente più semplice, ma anche, tra virgolette, spostare o ridurre questo sistema di forze ad un punto, perché ci fa comodo per trarre altre considerazioni. Quindi ci sono questi due aspetti strettamente correlati, ripeto, che sono sistemi equivalenti e riduzione di un sistema di forze. Ecco, allora, in maniera sempre molto semplice, se noi consideriamo un corpo rigido e una sola forza, in questo caso, per rimanere sul semplice dal punto di vista analitico, ma trasmettere per quanto possibile invece l'aspetto concettuale per il momento, ecco, allora noi potremmo essere interessati a spostare questa forza da qui a qui, cioè in questo punto. Va bene? La cosa è possibile, ma dobbiamo fare in modo che il sistema di forze precedente e quello successivo siano equivalenti, cioè che producono lo stesso effetto, perché certo, se io la sposto a pie pari e la porto in questo punto, mi rendo subito conto che non è la stessa cosa, no? Affinché sia la stessa cosa, cioè produca gli stessi effetti, chiaramente dobbiamo ripristinare l'equivalenza. L'equivalenza che sta non soltanto nella risultante. Certo, qui ho una sola forza, quindi qual è la risultante? La forza stessa, è una sola. Ok? Quindi se io la stessa forza la sposto da qui a qui, sicuramente la prima condizione rispettata è la stessa forza. Quindi la risultante è sicuramente uguale. Ma evidentemente non è rispettata la seconda condizione, cioè quella
di equivalenza, di uguaglianza dei momenti. Va bene? Ok. Quindi, vediamo cosa succede. Ripeto, prendo questa forza e la porto qui. Posso giungere al risultato dimostrandolo in maniera semplice in questo modo. È chiaro che se io prendo la forza e la sposto qui è cambiato qualcosa. Però se io in questo punto, che è di mio interesse per un qualche motivo che poi vedremo nelle applicazioni, aggiungo e nel contempo sottraggo la stessa forza, non è cambiato niente, perché la somma di queste due è zero e quindi rimane come stava prima, giusto? Questa è F e questa è meno F. Se io vado a fare la risultante è uguale, se vado a considerare il momento risultante è uguale, perché la somma di questa è zero, quindi non è cambiato niente, cioè. Allora perché ho fatto questo? Attenzione, perché questa può essere la chiave di lettura per arrivare ad un sistema equivalente avendo operato la riduzione del sistema di forze da qui a qui. Infatti, queste tre forze le posso considerare dal punto di vista concettuale come costituenti due sottosistemi del sistema totale. Quindi, se io vado a considerare questa forza, che è ridotta nel punto al quale ero interessato, e queste altre due le considero come secondo sottosistema, che cosa ottengo? Ho una forza più una coppia, ne abbiamo appena parlato. Ok? Quindi queste sicuramente sono equivalenti, perché derivano dall'aver sommato e sottratto una forza. Quindi apparentemente non ho fatto niente, ma in realtà mi dà la chiave di lettura, perché io ho portato la forza qui, la risultante è uguale, va bene? E qui ho una coppia, quindi ho capito che devo aggiungere un momento nello spostare la forza su una direzione parallela. E quindi, siccome abbiamo imparato qual è il momento della coppia, che non dipende tra l'altro dal polo, ho semplicemente questa distanza minima d, quindi il sistema di forze che vi disegno per maggiore chiarezza, che era rappresentato da questa sola forza qui, diventa questa, era la vecchia posizione, diventa questo, forza F applicata in questo punto O, per esempio, va bene, più un momento che naturalmente ha questo verso, che sarebbe MO, va bene? Ma MO a quanto è uguale? Scalarmente è uguale ad F per B. Questi due sistemi sono equivalenti. Quindi io posso spostare la forza, ma devo aggiungere una coppia, altrimenti non sono più equivalenti. Chiaro? Questo è un primo esempio semplice, ma a mio avviso molto significativo, per capire come dobbiamo comportarci quando abbiamo a che fare con la riduzione di un sistema di forze. Questo caso si presenta nella pratica molto più spesso di quanto possiate pensare, chiaramente a vantaggio dei calcoli, ovviamente, perché a nessuno piace complicarsi la vita inutilmente. Un'ultima cosa prima di un break, andiamo a vedere un altro aspetto importante, che è legato alla trasposizione dei momenti.
Allora, se questo è un corpo rigido, ancora una volta abbiamo la retta d'azione di una forza F. Andiamo a considerare il momento di questa forza rispetto a due poli diversi. Il momento di questa forza rispetto al polo A è naturalmente esprimibile in questo modo. Questo è, diciamo, vettore posizione di uno dei punti della retta, non fa differenza, come detto prima, perché il prodotto vettoriale è uguale. E andiamo a considerare un secondo polo, si trova in posizione diversa, che è il punto B. Naturalmente il momento della stessa forza rispetto al polo B è rappresentato da questo vettore, naturalmente dal prodotto vettoriale. Nel primo caso abbiamo MA è uguale ad RA vettor F, e abbiamo MB è uguale ad RB vettore F, ok? E su questo siamo d'accordo, no? Siamo d'accordo. Ma noi cosa vogliamo? Noi vogliamo trovare una relazione tra questi due momenti, ok? Cioè nella trasposizione del momento da un polo rispetto all'altro. Bene. Allora andiamo a vedere come possiamo procedere. Allora, se indichiamo con AB questo vettore che definisce la posizione relativa di B rispetto ad A, cosa possiamo scrivere? Io posso scrivere che MA è uguale ad RA, ma se noi guardiamo questi tre vettori che abbiamo rappresentato, RA non è nient'altro che la somma di AB più RB, ok? Vedete, qui le frecce si rincorrono e danno la risultante RA, giusto? Quindi la RA può essere espressa vettorialmente come la somma di questa più questa, quindi è quello che vado a fare, cioè AB più RB vettore F. Semplicemente sostituito ad RA, AB più RB. Andiamo a sviluppare questo prodotto vettoriale e quindi abbiamo AB vettore F più RB vettore F. Ma RB vettore F che cos'è? MB, giusto? Quindi questa la possiamo scrivere in questo modo. Vabbè, questa è banale questo passaggio, ma può risultare più significativo scriverla in questo modo, cioè andando ad esplicitare MB piuttosto che MA. Quindi io posso scrivere che MB è uguale ad MA da questa equazione vettoriale meno AB vettore F, giusto? Ma meno AB vettore F è uguale ad F vettore AB dalla regola del prodotto vettoriale, ok? Scambiando il posto ai fattori cambia di segno, quindi questa la posso scrivere come F vettore AB. Questa è la relazione che ci dà la trasposizione del momento. Questa relazione è molto importante perché ha una forma vettoriale che è analoga ad una formula che noi abbiamo già visto e applicato nella cinematica.
cioè la formula fondamentale della cinematica del corpo rigido. Ok? Quello che abbiamo chiamato Galilei Varignon. Adesso capite meglio perché Varignon, perché Varignon ha fatto degli studi importanti sulla statica, e tra cui questo teorema, va bene? Ma perché relativamente alla cinematica? Perché c'è una grande analogia e quindi un dualismo statica-cinematica che ci ritroveremo avanti in un altro principio fondamentale che viene applicato non soltanto nella statica ma anche nella dinamica, ma che vedremo successivamente. Voglio sottolineare questa analogia perché la relazione è la seguente in termini di velocità: V di T è uguale a V di A più omega vettore B. Vedete che queste due relazioni sono formalmente identiche. In questo caso trovate il legame tra i momenti della forza F rispetto ad A rispetto a B, e qui trovate il legame tra le velocità con riferimento alla velocità angolare. Ok? Questa è, può essere letta come una relazione, tra virgolette, di trasposizione delle velocità per lo stesso corpo rigido nel passare dal punto A al punto B. Queste due relazioni, ripeto, sono formalmente analoghe e ci portano anche ad altre situazioni, altri casi. Bene, la considerazione più significativa è la seguente con riferimento alla prima: quando è che MB uguale ad MA? Quando è nullo questo termine, ok? Il momento MB è uguale ad MA quando il prodotto vettoriale FAB è uguale a 0 vettore. Quando è che un prodotto vettoriale è uguale a 0? Ci sono tre situazioni. Naturalmente quando uno dei fattori è uguale a 0, quindi se F è uguale a 0, se A è uguale a 0, ma anche quando questi due sono paralleli. Perché se sono paralleli il seno di 0 è 0 e quindi come risultato il prodotto vettoriale è 0. Dei tre casi possibili, quello più significativo è quando F è uguale a 0. E questa è una proprietà fondamentale della statica, perché nella statica noi studiamo l'equilibrio dei corpi, e quindi un corpo o un sistema di corpi è in equilibrio quando la risultante delle forze è zero, perché se deve stare in equilibrio la risultante deve essere zero, se rimane una componente, quella componente genera accelerazione e quindi no, non sta ferma. Giusto? Ma non soltanto, quando la sommatoria dei momenti è zero. Ma questa relazione ci dice una cosa importantissima nella risoluzione dei problemi di statica, che la scelta del polo nella scrittura dell'equazione di equilibrio alla rotazione è arbitraria. Perché se la risultante è zero, ed è zero, deve essere zero in condizione di equilibrio, il momento è indipendente dal polo. Quindi nella scrittura delle equazioni, sia nell'analisi statica delle strutture che nell'analisi statica dei meccanismi, delle macchine in generale, poter scegliere il polo dove ci conviene non è cosa da poco, va bene? Perché possiamo scegliere il polo in maniera strategica al fine di semplificare quanto possibile i calcoli. Ma tutto ciò è consentito poiché quando questa è uguale a zero, e solo quando è uguale a zero, il momento è indipendente dal polo. Vi anticipo subito che nella dinamica non è così, perché nella dinamica la risultante in genere non è zero, se non è zero la scelta del polo non è più arbitraria. Thank you.